Francesca, che viene da Lainate, provincia di Milano. E ha un allevamento di Schnauzer nani bianchi. Oh, presentiamo questo bellissimo esemplare. Lei si chiama Francesca White King Kate, ha un anno tra qualche giorno e oggi ha il suo primo esordio, diciamo, in classe giovani questa mattina. Adesso ha, diciamo, penso tra un 15 minuti entrerà nel ring per fare il suo esordio per la giovane promessa Enci. Ecco, le caratteristiche? Allora, lo Schnauzer nano bianco è un cane del gruppo 2, è un cane versatile da compagnia, nello stesso tempo mantiene tutte le sue caratteristiche del cane da guardia. Deve avere un pelo ruvido, come possono averlo i terrier, e ha queste parti che riguardano i baffi, le zampe e i ciuffetti che si chiamano difese. Sì, è un cane, per esempio, per le tecniche di tolettatura ha sia lo stripping che la parte con la tosatrice che la parte a forbice, quindi non è un cane facile da tolettare. Deve andare in mani esperte di professionisti. E lei è una bellissima cagnolina, i suoi genitori sono campioni in vari stati d'Europa. Sono cani socievoli? Molto, sono cani molto equilibrati, vanno d'accordo anche in casa, io ne ho una ventina, vivono tutti maschi e femmine liberamente insieme, non ho box e non hanno nessun problema caratteriale. Ovviamente quando sono tutti insieme vedono altri cani abbaiano perché fanno branco come tutti i cani, però non hanno nessun problema, lui le viene al supermercato, viene nel centro commerciale, viene al mercato, sono cani veramente versatili. Benissimo, come si chiama l'allevamento, lo vogliamo ricordare? Francesca White King a Lainate. Benissimo, ti ringrazio. Ringrazio voi, grazie mille. Ciao, ciao. Cinzia, che viene da Livorno e rappresenta un allevamento di Shih Tzu. Shih Tzu di Asharan che alleva da tantissimi, veramente tantissimi anni gli Shih Tzu. La signora è un'appassionata e attualmente abbiamo due cani in ring e me ne occupo esclusivamente io. E soprattutto hanno delle caratteristiche di razza, ragazza da compagnia, perché loro ricoprono il gruppo 9, che è le razze da compagnia. E in questo caso abbiamo Philip, che ha 14 mesi e quindi sta calcando i ring da poco, è proprio, siamo all'inizio. È un cane che consiglio alle famiglie con i bambini perché vanno molto d'accordo con i bambini. Quanto tempo ci vuole per toilettare un esemplare? Allora, una preparazione per il ring, questo non viene mai tagliato fin dalla nascita, non viene mai tagliato. Lui è particolare, ha un pelo particolare, molto bello, una bella tessitura, a sentire anche il giudizio dei giudici. E io non lo taglierei mai, anche quei cani da compagnia sono resti a fare questo lavoro qui perché è la loro bellezza, la loro caratteristica. Ripeto, sono cani da compagnia, da famiglia, da bambini, coccoloni e vabbè, sono un po' di parte io perché ce li ho in casa e attualmente ho una cucciolata di 6. So che belli così piccoli. Sì. Che sono dei frugoletti. E beh, invito anche le persone a venirci a trovare. Davvero? Allora ti daremo sicuramente a trovare. Vanno visti e sinceramente chi ha poi lo Shih Tzu come razza torna a prendere lo Shih Tzu e non solo uno. Va bene, allora ti ringrazio Cinzia, dai, alla prossima. Grazie a voi.